È tutto pronto per l'ottava edizione delle Colline del Jazz, manifestazione promossa dalla Masseria Mazzei di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Un evento che abbina l'enogastronomia, momenti musicali con musica jazz. La novità è che stiamo cercando di collaborare e lavorare insieme per vedere in che maniera incidere nel tessuto culturale utilizzando una musica che è il jazz, che è una musica a 360 gradi in qualche maniera, e quindi collegare un po' l'esigenza di una struttura molto bella come quella della Masseria Mazzei con un messaggio che non sia soltanto effimeramente turistico, insomma, ma anche di qualità, di alta qualità. Complessivamente 5 saranno gli appuntamenti che si svolgeranno presso la Masseria Mazzei a partire da domani 28 luglio, con il primo e a seguire lunedì 6 e 13 agosto e le due domeniche del 19 e del 26 agosto. Sono 5 appuntamenti che coinvolgono sia musicisti non calabresi, ma io non sono calabrese, ma insegnando in Calabria mi preoccupo ovviamente di chi in Calabria vive, anzi di musicisti tanti e bravi che ci sono e che hanno pochi spazi, e quindi ci saranno dei gruppi misti, perché poi far vivere esperienze anche a ragazzi giovani con musicisti di lungo corso è una cosa molto molto utile. Adesso sto diventando il didatta, che non devo fare. Le Colline del Jazz tornano come sempre abbinando cene e musiche d'autore, quest'anno dando forse ancora maggiore spazio ad una promozione e valorizzazione di quelli che sono i prodotti che noi oramai definiamo come marcatori identitari. Ogni sera avrà abbinato al tema musicale ovviamente un tema gastronomico specifico su cui interverranno degli esperti agronomici sensoriali dei diversi settori, una volta dei formaggi, dell'olio, dei legumi, del pane, che ci onorano della loro presenza, e a fianco agli artisti in una sorta di pre-concerto e di accompagnamento del pubblico alla degustazione che poi andranno a fare a tavola.